Salve a tutti, in questo video vedremo l'apertura cosiddetta chiamata sistema di Londra. Ora, prima cosa da notare è che stranamente più che apertura di Londra si chiama sistema di Londra. Cos'è un sistema? È un setup di posizione dei pezzi che tipicamente può essere raggiunto a prescindere quasi da tutto quello che può giocare l'avversario. Quindi potete capire che se uno si impara un sistema come quello ad esempio che stiamo per vedere di Londra dovrà portare semplicemente i pezzi in una certa posizione preoccupandosi veramente poco di quello che potrà giocare l'avversario per questo motivo eh, i sistemi sono molto apprezzati specialmente da principianti perché anche poco conoscendo un'apertura lo scopo è semplicemente quello di ottenere un certo posizionamento dei pezzi e questo può avvenire a prescindere da quello che gioca l'avversario quindi uno può quasi giocare ehm, col pilota automatico ora ovviamente non è proprio così vero ci sono mosse del nero che possono far deviare dalla corretta disposizione dei pezzi eh, mosse che per lo più sono un suicidio eh, però ci sono anche mosse che non certo avvantaggiano il bianco se insiste nel voler per forza adottare il posizionamento dei pezzi richiesto dal sistema. E quindi ok, ha i suoi pro, come abbiamo detto, ma questi sono sicuramente dei contro, oltre al fatto che ehm, alcune mosse non sono proprio ottimali per lo sviluppo. Ma vediamo in cosa consiste. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire... Qual è il posizionamento dei pezzi che tipicamente il bianco vuole raggiungere? E questo a prescindere dal nero. Eh, allora, innanzitutto i pedoni assumono una struttura di questo tipo con una catena triangolare che punta su D4. Quindi dovranno essere effettuate le mosse D4, C3 e 3. Ovviamente. Il contro di un tipo di posizionamento del genere che il bianco dovrà assorbirsi due spinte di una casa sola invece che di due, come sarebbe ottimale per lo sviluppo. Ehm, altro fattore importante è l'alfiere campo scuro, che viene subito quasi subito posizionato in F4. Questo ovviamente prima che venga rinchiuso in questa struttura di pedoni, di modo che possa essere comunque attivo. Eh, questo cavallo va in f3 l'altro cavallo va in eh, d2 e questa alfere tipicamente va in d3 ma vediamo come si, un setup del genere può essere messo in opera allora innanzitutto prima mossa d4 proprio per liberare questa alfere che dovrà andare in f4 il prima possibile e il nero può rispondere tranquillamente d5 oppure cavallo f6 sono probabilmente le mosse più comuni in ogni caso il bianco giocherà l'alfere in f4 ok quindi supponiamo di entrare nella variante con d5 alfere f4 allora eh, già da questa prima mossa si capisce alcune delle bolezze che avrà il bianco in particolare avendo subito tolto l'alfere da c1 questo punto b2 risulta eh, un po' esposto e potrebbe subire gli attacchi del nero. Vedremo una variante in cui il nero riesce in qualche modo a focalizzarsi su questa debolezza. D'altra parte ora il bianco potrà sviluppare ignorando completamente questa alfiere perché dopo che ha spinto in E3 ora l'alfiere è fuori dalla catena potrà tranquillamente sviluppare gli altri pezzi leggeri senza problemi e questo è fondamentalmente il vantaggio che può ottenere il bianco in un'apertura del genere. Ora il nero può continuare, ad esempio, con cavallo F6, il secondo setup da ottenere è semplicemente quello di spingere questi due pedoni. Qui l'ordine con cui si spinge più o meno è indifferente, diciamo che E3 lascia più libertà. E eventualmente il bianco invece che continuare a spingere in C3 dopo ora potrà decidere di sviluppare il cavallo in C3. Dopo se spinge il pedone non lo potrà più fare, quindi questa eventualmente è una miglioria rispetto al giocare prima C3 di E3. Tra l'altro nessun pericolo su questa diagonale, anche perché qualora il nero volesse riuscire a dare uno scacco, attaccare, il bianco può sempre rispondere spingendo il pedone in C3, quindi nessunissimo problema da questo punto di vista. Si può proseguire ad esempio con E6 e il bianco ora... Completa con il pedone in C3, okay, Quindi il secondo step ottenuto è formare questa struttura triangolare di pedoni. Me eh, lo può provare ad attaccare il centro con C5. Il bianco ancora continua a fregarsi, ad esempio cavallo F3 può essere un'idea. Si prosegue con cavallo C6, cavallo BD2. Ora eh, l'altro problema è che ha il bianco è che avendo questo pedone in C3 nella struttura appunto di questo sistema di londra eh, dovrà sviluppare il cavallo un pochino più arretrato in d2 ma nessun problema si prosegue il nero continua a sviluppare e infine alfiere d3 ok ecco qua il setup del sistema di londra quindi cerchiamo di capire un po quali sono i piani tipici di gioco eh, per il bianco ad esempio in questo caso e stiamo parlando di un caso in cui è riuscito a porre questo setup di Londra e il nero ha semplicemente sviluppato i pezzi verso il centro e sviluppato solo pedoni centrali. In questo caso è abbastanza ovvio che una linea direttiva di attacco per il bianco è quella sulla diagonale dell'alfiere campo chiaro verso h7, quindi qui tipicamente il nero arroccherà corto è plausibile a breve anche perché si è un po' eh, in qualche modo pregiudicata la struttura pedonale sul lato di Donna specialmente con queste mosse. Quindi un piano di attacco potrebbe essere ad esempio dopo l'arrocco corto del nero non arroccare, anche perché per il momento il re bianco è piuttosto al sicuro, non ha attacchi diretti, questo alfiere è ancora piantato in difesa e questa batteria può far ben poco anche se il re rimane qui al centro per cui eh, si potrebbe in qualche modo non arroccare e portare questo cavallo in e5 questa idea è soprattutto buona specialmente se l'alfere camposcuro non può essere eh, buttato a cambiarsi sul cavallo in e5 ad esempio se fosse stato sviluppato in d6 eh, a cosa serve questa mossa Serve per trovare un appoggio su G4 e l'idea del bianco qui potrebbe essere semplicemente spingere questi pedoni al rinvagio del re avversario. Ora con il supporto ehm, di questo cavallo, questa casa è doppiamente controllata. L'altro scopo potrebbe essere quello di portare addirittura anche la donna in attacco da H3 o case simili o al limite anche H5 se questo cavallo si leva di mezzo eh, il bianco può attaccare direttamente H7 che è la casa nevralgica visto come questo alferecampo chiaro taglia la scacchiera e eh, il posizionamento del cavallo n 5 potrebbe essere utile una volta portato in G4 per togliere di mezzo l'unico difensore oltre al re che il nero ha sulla casa H7 e qui supponiamo che il nero semplicemente sviluppi eh, l'alfiere, il bianco può andare avanti con il suo piano e giocare ad esempio una di queste mosse. Occhio comunque alle lunghe, a lasciare troppo il re al centro, eh, un'idea potrà essere eventualmente quella di arroccare lungo, quindi eh, comunque il bianco dovrà mantenere la str una struttura pedonale eventualmente per poter difendere in qualche modo il re sulla colonna C, per esempio. Alternativamente il bianco ha comunque sempre l'opzione, ad esempio, di arroccare corto per trovare una partita un po' meno sanguinolenta, più tranquilla con arrocchi omogenei, il re non al centro e magari meno strambate di pedoni H o simili. In ogni caso la partita è completamente giocabile anche in questa versione. Ok, un'altra via che può ehm, intraprendere il nero è quella di giocare una difesa indiana. Eh, dal punto di vista del bianco le cose cambiano abbastanza poco, eh, si può giocare comunque al F4 come seconda mossa <coughs> e qui il nero può giocare eh, G6, un impianto tipo eh, est indiana, ponendo l'alfiere in fianchetto. Ora, ehm, è possibile cambiare idea in questa apertura, il bianco può giocare ad esempio cavallo C3 per cercare di spingere in E4 e crearsi un forte centro, questo deviando in qualche modo dal sistema di Londra e questa spinta in E4 è molto consigliata specialmente se il nero semplicemente prosegue fianchettando l'alfiere perché il bianco se ne, guadagna, se ne esce con un forte centro praticamente senza eh, alcun... Compenso per il nero, però, tuttavia, qui il nero può giocare eh, la spinta in D5 e bloccare questa iniziativa, e qui si rientra in una qualche apertura di tipo decisamente diverso. Ad ogni modo. Il bianco può tranquillamente proseguire. Ad esempio, con un cavallo F3. Qui eh, anche il nero ah, sta adottando una specie di manovra. Eh, un sistema di con il fianchettamento e l'arrocco corto che è abbastanza automatico ok si prosegue quindi con queste mosse ora a differenza della variante precedente visto che ci sono questi due pedoni molto forti eh, è maggiormente consigliato sviluppare l'alfere in e2 piuttosto che in d3 perché in d3 attaccherebbe su questa colonna e non è così facile da smontare specialmente se il nero qui si limita a spingere in D6 per controllare la casa E5. Senza questa manovra di cavallo, il bianco ha le armi spuntate anche perché una spinta di questo pedone, specialmente con l'alfiere in D3, è difficile da... che possa dare dei frutti perché c'è il cavallo che difende, ad esempio, la casa H5, e non si può spingere in G4 senza. Che questo venga preso o almeno senza che il bianco debba perdere dei tempi per parare <coughs> questa casa. Ok, qui di difatti, comunque il nero gioca D6 e si prosegue. È abbastanza importante evitare la centralizzazione del cavallo, in ogni caso. Ora, il nero <coughs> può, a differenza di questa variante, cercare di eh, Proprio sfruttare al massimo la debolezza che si è creato il bianco spostando l'alfiere, la debolezza sulla casa b2 e forse la mossa più a sorpresa che può fare questa spinta in c5. Ok, quella è l'idea: quella di portare la donna in b6 proprio per attaccare questo punto che è lasciato scoperto. E ora il bianco come può reagire? Allora, innanzitutto vediamo che. Catturare questo pedone tipicamente non è una buona idea per due motivi. Uno perché innanzitutto si perde un pedone al centro, eh, nel bianco, perché questo pedone ha catturato verso l'esterno della scacchiera e soprattutto che non è facile difendere questo pedone. Ok, il nero non può giocare subito questa mossa, però può svilupparsi e eh, ottenere un certo vantaggio. Ad esempio, dopo cavallo C6 si minaccia pedone 5 che guadagna un tempo sull'alfiere e attacca contemporaneamente questo pedone diventa molto difficile difendere il bianco può impedire la spinta del pedone in questo modo ma dopo i 6 poi il bianco è costretto a o a concedere indietro il pedone o a fare dei sacrifici in qualche modo posizionali quindi il nero qui va sicuramente a ottenere eh, la parità della posizione alternativamente eh, il bianco può ciecamente continuare a impostare eh, la struttura di, di londra con questa spinta e 3 ad esempio poi dovrebbe seguire la spinta in c3 il problema è che qui il nero pone il suo attacco con donna b6 attacca questi due punti e quindi la donna non può semplicemente difendere il pedone b altrimenti si perde il controllo del centro probabilmente qui la miglior difesa per il bianco è coprire il pedone con questa spinta in b3 anche se si rende molto debole case scure sul lato di donna eh, il nero a questo punto cambia un pedone laterale per uno centrale e non ha grossi problemi anche perché la donna qui è abbastanza al sicuro e non può venire facilmente attaccata l'altra alternativa è giocare subito c3 con l'idea di gestire ad esempio donna b6 con donna b3. Questo è un setup tipico per cercare di difendere questo pedone, si cerca di invogliare il nero a cambiare le donne in modo che il bianco possa aprirsi la colonna per la torre. In realtà qui eh, il nero può ignorare completamente questa manovra, catturare il pedone al centro con l'idea di riprendere di donna se il bianco cambia per cui qui tipicamente il bianco può eh, forzare il cambio dopodiché eh, il bianco recupera il pedone ceduto però è il nero che mantiene il vantaggio di sviluppo dopo ad esempio cavallo c6 si attacca questo pedone si minaccia una manovra come quella evidenziata nelle case verdi e ha la torre già su colonna semi aperta, quindi vantaggio, buon vantaggio di sviluppo per il bianco in questa variante pertanto probabilmente l'approccio migliore che può avere il bianco in questa variante piuttosto che cercare di difendere il pedone è semplicemente spingerlo qua si diventa in un setup in qualche modo simile ad una benoni e se il nero prova comunque attaccare b2 l'idea è quella eventualmente di sacrificare il pedone per ottenere un netto vantaggio di sviluppo come si può fare ad esempio cavallo c3 si porta fuori il cavallo in modo che la torre sia difesa comunque se il nero prende in b2 si riporta l'alfiere in d2 sembra una perdita di tempo ma ora la difesa del bianco è inespugnabile si minaccia torre b1 con perdite di tempo eh, multiple sulla donna tra l'altro, se non gestisce subito la situazione, c'è anche il pericolo di questa manovra. Quindi eh, il nero in qualche modo è costretto a perdere un tot numero di tempi che permetterà al bianco di crearsi un forte centro e di avere un buon vantaggio di sviluppo. Sicuramente, compenso per eh, il pedone perso. Ok, diamo ora un'occhiata. Ha un'altra manovra che può tenere il nero e che può dar fastidio al bianco se non sta proprio attento. Un'altra cosa di cui bisogna tener conto in questo sistema di Londra è che eh, spesso è bene non giocare troppo presto questo cavallo in F3. Quindi qui per prima cosa è bene appunto ultimare le catene di pedoni al centro. Questo perché? Perché se qui il bianco gioca eh, cavallo F3 e questo se lo fa specialmente eh, prima che il nero abbia giocato la spinta e6 che blocca il suo alfiere campo chiaro, può il nero porsi in una posizione di attacco sempre sul punto b2 che può essere vantaggiosa. Ad esempio, in cui il nero potrebbe subito approfittarsi giocando c5, proprio per portare una manovra simile a quella che abbiamo visto. Soltanto il bianco ha perso un tempo per potersi sistemare questo cavallo e ciò ne porta svantaggio ok cosa può fare qui il bianco eh, chiaramente se prende il pedone c'è soliti problemi che abbiamo visto ad esempio di per c cavallo c6 si va a minacciare la casa b4 così che il bianco non può semplicemente difendere di pedone eh, qui si può giocare e3 però dopo e6 questo pedone fondamentalmente è costretto a cadere. Il bianco si trova con un pedone meno al centro. Per cui il bianco può cercare di giocare il pedone C3, sempre con l'idea di difendere la donna B6 con donna B3, però cavallo C6 porta un nuovo attacco su questo pedone. Magari il bianco qui può cercare di ultimare la struttura pedonale. Ora prosegue donna B6. E il problema è che non è assolutamente facile difendere questo pedone, proprio alla luce del fatto che il nero potrà giocare questa alfiere in F5. Difatti, in caso di donna B3 il nero può giocare C4. Ora, o il bianco cambia le donne e apre la colonna per la torre nera oppure ritira la donna da qualche parte, certo non in A3 perché subirebbe una scoperta dall'alfiere. Quindi. Plausibilmente in C2. E ora il nero può sacrificare l'Alfiere in F5, semplicemente per il fatto che il bianco non lo può prendere, perché se no, segue donna B2 con attacco sulla torre e la torre cade e non c'è verso quindi il nero va in vantaggio materiale. Eh, alternativamente il bianco è costretto a perdere un altro tempo e spostare la donna, ad esempio, in C1. Tutta questa serie di tempi persi, ovviamente. Eh, infiscia sullo sviluppo. Del bianco che quindi va a stare male posizionalmente in questa variante, ok. Quindi, ricordarsi di sviluppare il cavallo F3 dopo che il nero ha spinto in E6 per evitare questa manovra. Difatti, con una mossa in più, il bianco può addirittura pensare di giocare il cavallo in D2 per aprire la difesa sulla torre, e in quel caso il bianco non ha da temere l'intrappolamento della torre stessa. Per esempio, in questa variante abbiamo visto il bianco può giocare e 3, inveceversa non cavallo F3 e se il nero prova a approfittarsene con questa subitanea spinta C5, si può continuare il setup con il pedone in C3. Ora cavallo C6, anche questa per far funzionare la manovra del nero è importante perché ehm, apre la difesa della torre sulla casa C8 altrimenti il bianco potrebbe dopo aver catturato l'alfiere da rematto con donna C8 nell'altra variante. Quindi tirar fuori questo cavallo è importante per questo. <coughs> e qui segue cavallo D2 ad esempio e risolve tutti i problemi perché dopo donna B6 il bianco può comunque provare il cambio con donna B3. E in caso di C4 si ritira in C2, questo eh, mossa fondamentalmente inibisce tutte le pretese del nero sulle, sui pedoni centrali perché blocca la catena pedonale, il bianco in seguito potrà spingere in B3 e smontare con questi attacchi multipli il punto C4 del nero, per cui anche l'idea di giocare al fiere B5 qui sfuma perché il bianco può semplicemente prendere. Ehm, dicevo appunto se il cavallo fosse ancora stato in B8 il bianco qui minaccia matto quindi a maggior ragione il nero non potrebbe catturare in B2 ma stavolta anche se la casa sciotto 8 difesa donna per B2 non funziona con questo attacco sull'attore perché semplicemente il bianco può rientrare di donna ok qui si fa fuori un altro pedone ma il bianco poi sviluppa il cavallo attacca la donna guadagna un altro tempo e il vantaggio materiale sarà Notevole un notevole passo avanti verso la vittoria. Ok, quindi per questo sistema è tutto. Spero vi sia piaciuto. Buon Londra a tutti e ci vediamo al prossimo video. A presto. E ciao ciao.